Ciao ragazze, inizio il mio trucco per Lancome con il Taint Miracle e questa è una penna correttore illuminante, questa mi piace da stendere sulla zona del contorno occhi appunto per illuminare lo sguardo, togliere eventuali occhiaie e come sempre lo applico a forma triangolare dalla zona sotto l'occhio fino ai lati del naso, poi sfumo per bene il tutto. E passo al fondotinta, questo nuovissimo fondotinta è molto particolare, con la spugnetta basta appunto premerci sopra e poi con la spugnetta vado appunto a picchiettare tutto il viso e dà un effetto molto molto naturale, devo dire. Di solito non mi piace usare le spugnette delle confezioni, ma questa mi ha stupito, vi devo dire, perché non si vedeva addosso ed è molto molto leggero, quindi vado a stenderlo su tutto il viso picchiettando così e sfumando per bene sempre verso il collo e sull'attaccatura dei capelli. Ed ora vado a fissare la mia base naturalmente con la cipria. Questa è una cipria colorata ma è molto chiara, quindi è perfetta per la mia carnagione, e vado appunto ad applicarla con un pennello largo da polveri per il viso, insistendo soprattutto sulla zona T, specialmente d'estate, mi capirete. E poi passo all'ombretto Hypnose Stylo. Questo è un ombretto in matitone, è ottimo per l'estate perché non si muove, cioè sta lì ed è super pigmentato, facilissimo da sfumare, e appunto si applica semplicemente anche con il dito, non c'è bisogno di usare pennelli, lo stendo sulla palpebra mobile e poi nell'angolo interno su verso l'alto e sotto il sopracciglio. Poi sfumo il tutto per bene. Ed ora passo a questo eyeliner, questo si chiama Liner Plum ed è un eyeliner speciale perché è completamente bianco, è bianco veramente come il latte, molto molto scrivente e serve, si può usare in tantissimi modi diversi per illuminare lo sguardo, per aprirlo, per far sembrare gli occhi più grandi. Io oggi voglio creare un look con doppio eyeliner, quindi vado a stendere una linea bella spessa con il mio eyeliner bianco e anche perché poi andremo ad applicarci sull'eyeliner nero, quindi deve essere bella spessa perché poi non risulterà così grossa, vedrete, e vado a creare anche una codina abbastanza evidente. E poi passo invece all'Art Liner, questo è un eyeliner nero, anche questo è molto facile da applicare perché non è il classico pennellino da eyeliner liquido, è quasi un po' più un eyeliner a pennarello, molto semplice, vado a stendere una linea lungo le ciglia, lungo l'attaccatura delle ciglia, naturalmente più sottile rispetto a quella bianca che abbiamo creato, in modo che si vedano entrambi i colori, e allungo la codina appunto quasi fino a dove sono andata con l'eyeliner bianco. Questo è un viola prugna, forse sì, un viola prugna, e questo colore, sapete, fa risaltare molto i colori, gli occhi chiari, quindi il verde dei miei occhi, vado ad applicarlo lungo tutta la zona, lungo tutte le ciglia inferiori e anche nella rima interna, e poi vado a sfumare con un pennellino così piccolino a pennarello, vado a sfumare tutta quanta la linea che abbiamo creato con il nostro matitone stick. La porto sia un po' verso il basso che verso l'esterno, in modo che sia un effetto più naturale. E poi passiamo finalmente al Hypnose Volume à Porter, questo nuovissimo mascara che ha un applicatore che io adoro perché è in silicone e non crea grumi, è veramente, con una passata ti lascia un sacco di volume. Mi dispiace che non possiate vederlo sulle mie ciglia, ma sapete che ho l'extension, ma potete vedere il prima ed il dopo sulle ciglia inferiori, che è veramente qualcosa di fenomenale, e è anche molto semplice da applicare. In realtà non bisogna fare troppe passate perché appunto con una passata è perfetto. Se avete provato questo mascara fatemi sapere nei commenti, che sono curiosa, a me sta piacendo moltissimo. Ed ora passo naturalmente al blush, questo è uno splendido color carne, mi piace anche molto il packaging di questi blush, e vado a stenderlo appunto naturalmente dove stendiamo sempre il blush e con un pennello piccolino da polveri per il viso. Ed ora finalmente passiamo alle labbra. Questo è uno splendido rossetto della collezione estiva, ha un colore bellissimo, si vede il colore una volta steso, non sbava e dura tantissimo, vi devo dire che mi ha stupito questo rossetto, però è traslucido, quindi appunto è molto glossy, molto estivo, insomma per la bella stagione, mi piacciono molto questi colori, non devo stare troppo attenta che non sbavi. E questo è il look finale di oggi.
Un bacione, ragazzi, questo è tutto. Bacio, bacio, alla prossima!